design me. Ciao Sur Family! Oggi, siccome noi dall'albero di Natale non ci separeremo mai, andremo a fare un albero a tema. O meglio, come avrete ben capito dall'intro, l'albero dell'amore, l'albero di San Valentino. Ma prima di cominciare ad addobbare, keep calm, stay tuned and sigla! Welcome back to my channel, ma soprattutto bentornati in questo nuovissimo e super cuoriciosissimo video. Ebbene sì, perché come avrete ben capito, oggi sono qui per fare insieme a voi l'albero di San Valentino. Come vi avevo già preannunciato nei video precedenti, volevo tenere il mio albero di Natale fuori tutto l'anno e in base alle stagioni, in base agli eventi, alle feste, eccetera, addobbarlo. E appunto sta arrivando San Valentino, quindi perché non riempirlo di cuori? Che tristezza! No, vabbè, però comunque era un'idea carina e simpatica per portare anche nuovi contenuti sul canale. E perché no? Perché non dare degli spunti a chi è agli You Need This Love? Cioè, che trash, raga. Però prima di cominciare, se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, lasciatemi un bel like a questo video. Se siete nuovi e volete far parte anche voi della Magica Sweet Family, iscrivetevi in tantissimi al mio canale YouTube. E inoltre vi aspetto anche in tutti i miei social network, o meglio Instagram e la mia pagina TikTok. E detto questo, io direi di cominciare. Ah, ecco, giusto per precisare, l'albero di San Valentino resterà per circa una settimana, poi comincia il periodo di carnevale, perciò lo smontiamo e appunto faremo l'albero di carnevale. Ho già comprato le stelle filanti, eccetera, perciò preparatevi che ci sarà anche quella tipologia di video. E detto questo, io direi di cominciare. Allora, questi addobbi sono un po' accapparlati così, sembra che sia andato alla discarica, ma non è vero. Allora, innanzitutto con dei cartoncini rossi ho fatto tutti cuoricini rossi, così da incastrare tra i rami, eccetera. Poi, siccome non avevo le rose e in casa avevo questi cartoncini rosellati, ho preso e ho tagliato a forma di cuore anche questi, che comunque rosa e rosso ci stanno bene. Poi, così, nei meandri della mia PlayStation cartopazza, ho trovato questo nastro della collezione di San Valentino di tanti anni fa di Tiger con su scritto I love you, e andremo a fare tipo festoni nell'albero. Poi, raga, non sarà il puntale, perché il puntale ho pensato che, siccome non lo vede nessuno, metto questo cuore di tipo peluche, che era un cuore di un nano natalizio, di un gnomo natalizio che ho giù in casa. E in mezzo a tutto questo purpurri di cuori ho preso la scritta love di quelle gonfiabili. Ma il pezzo forte sono loro. Sì, perché non andremo a utilizzare così la pallina rossa, forse magari per stemperare un po' una cosa e l'altra. Però questa si trasformerà in... arrivo, raga. Questa, una pallina tutta super cuoriciosa. E come l'ho fatta? Con loro, raga, con i palloncini. E adesso vi faccio vedere come si fa. È una tecnica che ho scoperto, tra l'altro, da dei TikToker americani fantastici, che fanno degli addobbi pazzeschi tutto l'anno. Allora, voi prendete il palloncino. Questa parte qua non vi serve, perciò andrete a tagliarla così. La allargate bene in questa maniera, prendete la vostra pallina e la rivestite. E così viene la nostra pallina cuoriciosa. La scritta è così. Sono quelle... Madonna, è gigante. Bene. No, ma raga, ma è gigante. Io non mi so, ma se mi ci sta sull'albero. Oh my... Ok. Mi piace. Oddio, è gigante. Probabilmente lo utilizzerò anche per fare una foto su Instagram. Giuro, raga, io direi di cominciare. Non ho più niente da farvi vedere, perciò 3, 2, 1, si addobba.
Ok, raga, questo qua è il nostro albero, è il classico albero di Natale slim, in questo caso, quello che negli appartamenti, nei condomini, nelle case piccole è perfetto. Come vedete è innevato. Io ho già messo la fila di lucine, in questo caso, vabbè, rosse, ovviamente, perché San Valentino è rosso, poi quando ci saranno altri eventi saranno di altri colori. E la prima cosa che vado a mettere, siccome è quella più grossa, è la scritta love qua in mezzo, così, in questa maniera. Perciò 3, 2, 1 e... Ok raga, la scritta è stata messa, mi piace perché comunque si vede tutta per intero. Adesso direi di passare alle palline. Le palline, ecco, sono così, di varie dimensioni, come vi ho fatto vedere prima. Una cosa, cioè l'albero di San Valentino non va fatto necessariamente perché siete fidanzati, ma anche se siete single, cioè è proprio una cosa così per festeggiare vari eventi dell'anno. Allora, iniziamo a mettere le varie palline. Ok, una volta messe tutte le palline, raga, come vedete, io andrei a mettere i nastrini, quelli appunto, come vi dicevo, con la scritta I love you. Io li ho già tagliati in base alle misure che mi servono e vado a metterli, guardate, se si vede, spero. E poi raga, cuori come se piovesse. Io ne ho già messi un po', giusto per provare, giusto per far vedere un po' l'effetto. Vanno semplicemente incastrati tra rami e io, come già vi dicevo, metto questi con le roselline e questi a tinta unita rossa. E raga, ecco qua completato il nostro albero di San Valentino. Mi piace un sacco. Tra l'altro adesso avviene anche la magia, perciò telecomandino in mano e voilà! Con tutte le lucine rosse è veramente pazzesco. Adesso ve lo faccio vedere senza ring light. Raga, cioè è stupendo. Io adoro fare l'albero di Natale e poi farlo anche in queste occasioni mi piace un sacco. E quindi niente, adesso ritorniamo noi, anzi vi faccio una panoramica generale di tutto l'albero da capo a piedi, che è veramente bello. Mi piace. E rieccoci qua, Sweet Family, dopo aver finalmente concluso il mio albero di San Valentino. Però preparatevi perché tra qualche giorno ci sarà un, diciamo, un restyling, perché, guardate, ci saranno stelle filanti, raga, coriandoli giganti e mascherine, perché andremo a fare anche l'albero di carnevale. Perciò. Comunque, se questo video e questa idea vi sono piaciute, mi raccomando, non fate altro che lasciarmi un bel like. E se siete nuovi, volete far parte anche voi della magica Sweet Family, ma ovviamente iscrivetevi al mio canale YouTube. Inoltre, vi aspetto anche su tutti i miei social network, o meglio Instagram e la mia pagina TikTok. Io per adesso vi mando un super mega kiss swirloso a tutti, un abbraccio virtuale e ci vediamo al prossimissimo video. Ciao, Sweet Family!